È un docufilm dal titolo, lo dico in italiano, sui sentieri della Piana, che fa già capire che cosa fanno gli operatori dell'AVSI in Libano. E poi Marco Perini ce lo commenterà, ce lo spiegherà meglio. Prego. كثير عانينا أثناء الحرب، حرب تموز طبعا، عانينا كثير وخسرنا كثير وما بقي عنا شيء، وما حدا عوض علينا وما حدا طلع فينا، فإجوا الطليين ساعدونا، مدوا لنا شبكات ري، وبعد الموجودين هن بالمنطقة بيبرموا على المزارعين شو ناقصكم، شو محتاجين، شو كذا، يعني بيلبوا لنا حاجات كثير منيحة. كان في مشاكل بالخيام مرجوة؟ بالزمان كان في مشاكل كتير بين المزارعين، طبعا على ضد المي يعني. لما اجى هذا المشروع الطليان عملوا لنا المشروع، هلا ما عادش في مشاكل، ارتاحت العالم كتير والمي توفرت اكثر. Allora, torniamo in Libano a Marjayoun da Marco Perini, operatore dell'AMSI. Allora Marco, questo docufilm già introduce bene quello che voi state facendo in quella piana. Sì, la testimonianza di questo agricoltore, che è uno dei beneficiari del progetto, che racconta appunto che quella piana è da sempre, storicamente, sempre stata luogo di conflitti. Allora il nostro intervento in cosa è consistito? Io spero che vi sentiate. Bene, insomma, non tanto bene, ma facciamo uno sforzo, Marco. Perfetto. Il progetto in cosa è consistito? Non nel fare una tavola rotonda per risolvere i problemi di convivenza tra cristiani e musulmani, ma lavorando insieme a loro, incanalando dei vecchi canali a cielo aperto per l'irrigazione, mettendoli sottoterra, favorendo la nascita di una cooperativa e, tra virgolette, obbligando queste persone che da molti anni litigavano per la gestione dell'acqua, per finire poi le differenze religiose, obbligarle, tra virgolette, a lavorare insieme a gestire quest'acqua. C'è un risultato tecnico che è alla base di questa scelta, cioè che con il 50% in meno di acqua oggi si arrivano al 40% in più di terra. Questo è il risultato che ha convinto gli agricoltori a lavorare insieme. E poi c'è un risultato non tecnico, ma secondo me più importante, è appunto che questi agricoltori, con questa gestione in comune dell'acqua, hanno superato e stanno superando divisioni storiche dovute da appartenenti a religioni diverse. E credo che questo sia un risultato magnifico, un'altra maniera di utilizzare bene questo prezzo liquido. Che cosa significa essere in mezzo ai contadini cristiani e ai contadini sciiti e poter essere un elemento di unione, Marco? Sull'acqua poi. Beh, intanto, permettetemi di dire, io ci sono, nel senso che mentre ascoltavo il monologo pensavo che sono davvero a pochi chilometri da quei luoghi del monologo. Cosa significa? Significa mettere a disposizione un progetto che sovente ha questo nome non identificabile. Un progetto può vuol dire tutto o vuol dire niente. In questo caso significa mettere a disposizione un progetto di due comunità partendo dalla soddisfazione di un bisogno. Nel mio caso specifico era quello di irrigare una piana distrutta durante la guerra del 2006 da Israele. Partendo da questo bisogno e facendo incontrare le persone, cioè i loro cuori, i loro occhi, le loro aspettative, i loro sogni, queste persone hanno scoperto che così differenti non erano come prima pregiudizialmente pensavano. E queste persone da 2 anni a questa parte continuano a lavorare assieme, ottenendo dei risultati tecnici di assoluto rilievo, ma soprattutto comunicando tra di loro ogni giorno. E come dicevo prima, questo è il grande risultato, e questa è la ragione che ci spinge proprio in questi giorni
a continuare questo progetto. Abbiamo fino ad oggi messo 5 chilometri di canali interrati, di tubi interrati. Lo faremo per altri 3 o 4 chilometri verso il confine con Israele, proprio per continuare questa strada cominciata, che è prima di tutto una strada di convivenza. E questa è la seconda fase del progetto che sta per iniziare, quindi un progetto che, no, che è ancora dinamico, insomma. E come sono cambiate le relazioni tra le due comunità e come cambierebbero se tutte le comunità di quella porzione del Libano potessero incontrarsi attorno all'acqua, quando l'acqua finora è stato soltanto un elemento di discordia? Beh, partiamo dal reale. Come sono cambiate? Chiaramente in positivo, nel senso che i preconcetti si sono dimostrati appunto preconcetti, e le persone, quando si sono conosciute, hanno capito che la convivenza è non solo una pratica possibile, ma probabilmente anche la pratica più facile. L'altra considerazione invece è il terzo soggetto, se mi permettete di chiamarlo così, nel senso che questa piana, se da un lato ha una comunità cristiana e dall'altra a una comunità sciita, quindi musulmana, sul terzo lato di questa piana c'è Israele. Questa è utopia, però se partiamo dal risultato positivo vissuto fino ad oggi, cioè che cristiani e musulmani stanno gestendo l'acqua insieme, attraverso questa gestione si stanno conoscendo e non si stanno combattendo, io penso che, magari è utopico, ma la strada sia quella che anche Israele dovrà prima o poi arrivare al tavolo di questa gestione. Non fosse peraltro che l'acqua usata è la stessa, sia da questa parte che dall'altra parte del filo spinato, e quindi la buona o la male utilizzazione di uno dei due soggetti rischia di compromettere il risultato anche all'altro. E quindi non fosse che solo per una questione di praticità e di convenienza, credo converrebbe a tutti e tre i soggetti in questo caso farlo. Capisco che oggi è utopia, ma io credo che la strada sia quella.